Abbiamo avuto quei due incidenti negli ultimi 36 anni e questi due incidenti ovviamente hanno fatto dei morti che però mediati sulle migliaia di terawattora generati dal nucleare si arriva ad un valore veramente infimo. Quindi effettivamente no, il nucleare non è la fonte che ha ucciso più di tutte, è quella che ha ucciso di meno. Però allora il più grave incidente radiologico cos'è stato? Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima. Allora, il più grave incidente radiologico è stato senza dubbio quello di Chernobyl. Il secondo più grave incidente radiologico, se parliamo di radioattività dispersa nell'ambiente, è stato Fukushima, ma se parliamo di vittime, invece è stato quello di Goiânia, che non è un incidente nucleare, è un incidente radiologico legato ad un'apparecchiatura medica che fu rubata e l'apparecchiatura conteneva la radiosorgente. Molte persone, come dire, vennero contaminate, ci furono quattro morti di avvelenamento da radiazioni. Noi utilizziamo comunque la radioattività. Hai ascoltato in anteprima un estratto del podcast Innamorati del futuro. Sul sito copernicani.it/podcast puoi trovare tutte le puntate già caricate.